dobbiamo lasciarci educare dalla Chiesa che ha nella domenica il cardine al centro di tutta la settimana. Però anche questi momenti non liturgici, ma personali, comunitari, di ascolto della parola di Dio e di meditazione, sono un tempo importante che dedichiamo a noi stessi innanzitutto. Non facciamo piacere né a Dio né a nessun altro. Ascoltare e meditare la parola è comunque sempre un dono, anche se costa fatica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Padre Santo e Buono, noi ti preghiamo, ti invochiamo, ti chiediamo, nella tua bontà, nella tua misericordia, e fondi su di noi questa sera, ora, qui, su ciascuno di noi, lo Spirito Santo, che è lo Spirito che ti unisce al Figlio, che è lo Spirito che unisce il Figlio a te, che è lo Spirito che dal giorno di Pentecoste continui a effondere sul mondo, sulla Chiesa e sui tuoi figli ogni volta che te lo chiediamo e che lo invochiamo. Venga lo Spirito a renderci disponibili ad ascoltare con tutto noi stessi la parola che Gesù ha detto sul monte, a lasciarci mettere in discussione dalla parola di Gesù e anche a pensare su di noi quali strade percorrere, quali passi fare, quali scelte spirituali fare per poter crescere come figli davanti a te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volta scorsa ci siamo avvicinati a questo linguaggio paradossale che è il discorso della montagna, come tante volte la parola di Dio propone, attraverso questo annuncio di gioia, di felicità, di beatitudine che Gesù fa. Non è una promessa, la promessa è qualcosa che arriva in futuro. Questo è un annuncio di una realtà che può essere nostra in qualche modo già oggi. Beati. Abbiamo visto che una etimologia probabile di questo termine, makarios, ha a che fare con il termine kairos, momento, occasione, momento favorevole, tempo opportuno, e che vedevamo che può avere a che fare col saper stare nella vita a tempo, quindi cogliere le occasioni, cioè stare bene, beati, vuol dire questo, stai bene. E vedevamo la volta scorsa anche che questa indicazione di vita che Gesù dà, beati, non ha a che fare con una situazione esterna a noi, che non dipende da noi, quindi, che a un certo punto diventa favorevole. Sono in salute, va tutto bene, in famiglia tutto bene, sul lavoro tutto bene, anche il tempo è bello, quindi posso essere beato. No, beato riguarda appunto chi sa stare nella vita, anche quando la vita ha le curve, le strettoie, i tunnel, le nebbie, chi sa stare nella vita cogliendo il meglio di quello che la vita gli può dare. Non è un atteggiamento egoistico, ma un corrispondere alla chiamata di Dio, che ci chiama, citavo il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella terza parte del Catechismo, la cosiddetta parte morale, dopo il Credo, dopo la celebrazione, la terza parte, la parte morale, uno dei capitoli all'interno di questa parte, morale vuol dire cosa devo fare nella vita, a me viene in mente la morale, le regole, ha questo bellissimo titolo, vocazione alla beatitudine. Siamo chiamati alla felicità. Siamo chiamati alla felicità. Questo vuole Dio per noi. La prima istruzione, beati i poveri in spirito. Guarda che sei povero. Non è una minaccia, dicevo, attento è che se non fai bravo ti impoverisco. Non è neanche una indicazione di una condizione da raggiungere. Lo siamo poveri, nasciamo poveri. Nasciamo, dicevamo la volta scorsa, mendicanti di essere dall'altro. La condizione del neonato, che ha bisogno di tutto, è un po' il paradigma della nostra condizione. Il problema qual è? Che noi ci riempiamo di altre cose, perché da quando siamo nati ci hanno detto guarda di farti valere, guarda di essere bravo, guarda che gli altri ti rispettino, ce lo dice un po' il mondo questa cosa. E allora ci siamo riempiti di queste idee. Devo essere ricco, devo essere bella, devo star bene, devo farmi rispettare, devo poter comandare. Ma questo ci ha portati fuori dalla povertà,
inseguiamo ricchezze che non ci danno la felicità e lo sappiamo bene. Quando sono povero, so tendere la mano a Dio e agli altri e allora mi metto nella condizione più autentica, più bella e anche più favorevole per amare. Perché quando non ho nulla da difendere, sono in grado di donare qualcosa agli altri. E allora amo. E allora cosa succede quando amo? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E dicevamo la volta scorsa che il regno dei cieli è il regno di Dio, e il regno di Dio, dice Gesù, non è qua o là, non è ieri o domani, ma è ogni volta che accade, si realizza sulla terra, fra qualcuno, accade e si realizza il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quando siamo in questa condizione, abbiamo il regno di Dio. Oggi facciamo stasera un passo avanti col versetto 4, seconda beatitudine. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Forse è la più contraddittoria come beatitudine e apparentemente a un primo ascolto, se uno non le conoscesse già e non avessimo l'orecchio allenato ad ascoltare questi contrasti che il Vangelo alle volte ci propone, proveremo un senso di fastidio. Come beati quelli che piangono, che saranno consolati? È meglio non piangere, così non ho bisogno di essere consolato. Come sempre, l'abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo bisogno, facendoci aiutare da chi ha studiato questi testi, di ricorrere al testo, al termine greco, che di solito nel Nuovo Testamento ha alle spalle anche dei significati che vengono dalla mentalità semitica, perché il Vangelo è scritto in greco, ma riflette una mentalità ebraica, quindi più orientale che occidentale, di ricorrere ai termini per entrare nel mondo dei significati di queste parole. In questo caso, quelli che sono nel pianto traduce una frase dove c'è un soggetto, hoi. Io guardo sempre la Roberta che casomai mi dice di sì o di no, perché io il greco non l'ho studiato, ma intuisco dai suoi cenni che lei l'ha studiato. Hoi deve essere quelli, quindi un soggetto, pentuntes, che è un participio attivo con sfumatura riflessiva. Adesso lo spiego. Perché participio attivo? Perché si può piangere per tanti motivi. Faccio un esempio estremo. 5-6 anni fa, anche a Verona, c'è stata una moda, non so se esiste ancora, dove dei disgraziati, degli sfaccendati, di giovinotti, si mettevano d'accordo 4-5, camminavano per la città e a un certo punto uno diceva quello, e in 4-5 gli saltavano addosso, in 30 secondi lo insaccavano di botte e scappavano via. Ecco, se succede una cosa così, dopo che in 4-5 giovanotti forzuti mi menano, io sono a terra e piango, perché cosa? Dal male. In questo caso sono totalmente passivo rispetto a un male che mi arriva da fuori e piango, sono afflitto. Qui questo coloro che sono nel pianto non riguarda quello che gli altri ti hanno fatto. Attenzione, su questo lo dico, insisto, lo ripeterò. Non riguarda quello che gli altri ti hanno fatto. Allora, facciamo un grande opera di sgombero, ancora una volta. Questa beatitudine, beati coloro, quelli che sono nel pianto, una volta era beati gli afflitti, forse ve lo ricordate meglio, non è per i vittimisti. Chi sono i vittimisti? Quelli che è sempre colpa degli altri. Ma quando ero piccolo, mio papà e mia mamma, ma quando ero piccola, le mie sorelle, ma a scuola, i professori mi capivano, ma mia suocera, ma i colleghi, ma il capo ufficio, ma i dipendenti, ma i vicini, è sempre colpa degli altri. E io vivo male perché gli altri sono, la figura di questo è il quindicenne medio. Adesso io ho un po' di anni che non ho a che fare con gli adolescenti, ma l'adolescente medio, il quindicenne medio, quando arriva a confessarsi, che cosa dice al curato o al papa? Ce l'hanno tutti con me, nessuno mi capisce, sentite questi assoluti, ce l'hanno tutti con me. Allora il prete si diverte a dire, guarda, non hai detto proprio giusta, perché io non so neanche come ti chiami, ti assicuro che non ce l'ho con te, quindi non sono più tutti, sono gli altri, però ce l'hanno tutti con me, nessuno mi capisce e io soffro. Allora questa beatitudine
dal sostantivo, quelli che sono nel pianto, che traduce un, non è un sostantivo quello che è, insomma, un participio presente, non riguarda quelli che è sempre colpa degli altri, che poi ci siamo in mezzo spesso anche noi, no? È sempre colpa degli altri. Non è la beatitudine per le vittime. Reverendo, se lei sapesse quante me ne sono capitate, magari è vero che ne sono capitate tante, ma se stai sempre lì, vabbè, questa sarebbe un'altra beatitudine. Participio attivo con sfumatura riflessiva. Quali sono i verbi riflessivi? Quelli col sì. Cioè, in qualche modo l'azione descritta dal verbo è causata dal soggetto. Mi sono fatto male. Non lui mi ha fatto male, mi sono fatto male. In qualche modo sono io il protagonista, il soggetto di quello che avviene. Gli afflitti, coloro che si affliggono, questo verbo lo rende a me, si affliggono da soli. Perché uno dovrebbe affliggersi? Potrebbe, ma è il caso della vittima, pensare che tutti ce l'hanno con me. Non è questo caso, perché è un attivo. Chi è che si affligge? Prima categoria, e adesso come facciamo noi a stabilire chi sono questi che sono nel pianto? Lo facciamo attraverso dei paralleli che vengono fatti. La Bibbia si interpreta in primo luogo non con la nostra intelligenza, ma con la nostra intelligenza applicata alla Bibbia. Allora i sapienti, gli studiosi, i santi, adesso dicono che avevano anche tanto tempo, che stavano tutto il giorno con la Bibbia in mano, leggerla, pensare, meditarla diversamente dai padri di famiglia, dai nonni, dalle nonne e dai parroci, che devono ritagliarsi un quarto d'ora di preghiera. Loro leggono la Bibbia, la interpretano trovando i paralleli. Dov'è che troviamo un parallelo di questo, di questa faccenda qua? Quelli che sono nel pianto, quelli che si affliggono. Ma Vangelo di Matteo, capitolo 9, dal versetto 14 al versetto 17. Matteo 9, 14, 17. Gesù ha una sorta di discussione perché lo accusano, gli rimarcano che i suoi discepoli non digiunano. E Gesù dice, risponde, possono affliggersi gli afflitti, coloro che sono nel pianto, affliggersi, cioè auto-affliggersi. Possono affliggersi gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, ma quando lo toglieranno, allora si affliggeranno. C'è un tempo in cui lo sposo è con loro, non è tempo di afflizione. C'è un tempo in cui lo sposo viene tolto, è tempo di afflizione, in cui affliggersi. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che se lo tolgono piangi. Ieri mattina una nostra parrocchiana mi diceva: sono 26 anni che sono vedova. Quando resti vedova sei spaccata a metà. Dopo 26 anni, senta quella questa spaccatura, sei spaccata a metà. È forte l'espressione, una donna semplice, una di noi. Quando resti vedova, e perché piangi? Perché ti è stato tolto dalla morte, in questo caso, qualcuno a cui volevi bene. Lo sposo, proprio colui che ho scelto, la sposa, colui che ho scelto per condividere la mia vita, quando c'è, posso essere nella gioia. C'è un tempo in cui viene tolto e sono nel pianto. Questa espressione di Gesù, no, faccio subito un esempio opposto. Apocalisse, capitolo 18, al versetto 7. È un capitolo dove l'angelo annuncia la caduta di Babilonia. Babilonia, questa grande capitale ricca di fasti di altre religioni, è chiamata la grande prostituta. Perché prostituta? Perché è colei che non aderisce all'unico Dio, ma va con altri. Versetto 7, Babilonia dice: seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò. Ieri mattina una donna mi diceva: 26 anni fa è morto mio marito, sono spaccata a metà. Babilonia dice: io sono come una regina, bella, potente, ricca, seduta sul trono, no? Posizione del riposo. Vedova non sono e lutto non vedrò. Perché non è vedova Babilonia? Perché non vede lutto? Perché non piange Babilonia? Perché non ama nessuno, non ha sposato nessuno, non si è mai legata a nessuno. Ecco i due estremi. Piango se lo sposo mi è tolto, parola di Gesù, no?
quando lo toglieranno lo sposo si affliggeranno. Non ho niente da piangere, perché non ho amato nessuno. Chi sono coloro che sono nel pianto? Sono coloro che nella vita hanno scelto di amare, e quando si ama veramente ci si espone al rischio del pianto. Noi preti sono reduce da un ritiro di 2 giorni con i fidanzati che ho fatto insieme al parroco di San Giovanni Lupatoto, che si dà il caso che sia mio fratello, per cui ci capiamo su tante cose. E parlando lui durante l'omelia finale della messa della prima domenica di Avvento ai fidanzati, diceva: perché vedete, noi preti, un esempio che abbiamo fatto tante volte, noi preti corriamo un rischio di dire che amiamo tutti, ma in verità amiamo veramente? E allora un prete, è vero, non sono mai stato sveglio perché mio figlio, non so, di 16 anni, 17 anni, di 20 anni, è uscito e non rientra a casa, e sono le 1, e sono le 2, e sono le 3, e tu sei il papà o la mamma, se sei una donna, e sei di sveglio. Perché sei di sveglio? Perché ami veramente, e sei un po' in ansia per tuo figlio. Io ricordo la prima volta, a 15 anni, che sono tornato a luna di notte, d'estate, ero in parrocchia, prima volta e unica anche in Italia, e ho trovato il mio papà sveglio, che non mi ha rimproverato, mi ha detto: guarda che io, se parliamo del 77, quindi non era neanche il telefono forse in casa, guarda che io ero preoccupato, mi devi avvisare, no? Quando ami, ti esponi al rischio di soffrire, ti esponi alla grande possibilità di piangere. Chi sono coloro che sono nel pianto? Quelli, il primo significato, chi sono quelli che si affliggono? Quelli che si espongono al rischio di soffrire perché amano. Se non amo nessuno, non soffro. Beati quelli che amano, praticamente. È una versione di beati quelli che amano. Secondo significato, che è quello forse un po' più importante e profondo. Lo dicevo, beati quelli che sono nel pianto. Quelli che sono nel pianto possono essere quelli che piangono perché hanno creato relazioni vere, si sono interessati degli altri, hanno amato gli altri e quindi si espongono al rischio di soffrire. Non amo, non soffro. Babilonia, la grande prostituta. Secondo significato. Si può piangere per il dolore causato dai miei peccati. Però diciamo subito una cosa. Dolore causato dai miei peccati non è il dolore di un perfezionista offeso. Cosa vuol dire? Sono un bravo uomo, sono un bravo sacerdote, sono un bravo parroco, non che mi sono arrabbiato con una persona e l'ho mandata a quel paese. Mi scoccia da matti perché io sono sempre stato, perché io non ho mai perso il controllo, perché io sono e devo essere una brava persona. Provo dolore, ma provo dolore perché? Perché la mia superbia è stata ferita. Sono superbo, penso di essere bravo e l'errore che ho fatto mi scoccia. Quello che da adolescenti chiamavamo i perfezionisti, no? Sono un perfezionista e ogni volta che sbaglio mi scoccia. Non penso alla persona che magari ho trattato male. C'è un detto dei padri del deserto, un apoftegma, si chiama così con questa bella parola difficile, gli apoftegmi, questi detti. I padri del deserto sono uomini, la maggior parte, che dal secondo secolo, prima in Egitto, prima in Sant'Antonio Abate, poi dietro di lui tanti altri, si ritirano e fanno vita da eremiti, meditando, pregando, lavorando, scendendo in paese una volta alla settimana per comprarsi una pagnotta, un po' di olive, raccogliere l'acqua e portarsela su nella grotta. Questi padri del deserto, pregando e meditando, diventano dei grandi saggi, diventano dei maestri, dei padri, appunto, degli Abba. Allora c'è questo detto: il discepolo va dal padre e dice: soffro molto per i miei peccati. E l'Abba gli dice, la leggo per non sbagliare: quando la smetterai di piangere per i tuoi peccati e comincerai a piangere per il male fatto a Dio e al prossimo? Ecco, questo è il secondo significato che troviamo nel pianto di coloro che si affliggono. A causa dei miei peccati, ma perché i miei peccati hanno fatto del male a qualcun altro. E qua un esempio che va bene in due direzioni,
che mi è venuto in mente stamattina facendo questa catechesi. Dalla parte della mia mamma, noi siamo 17 cugini, distribuiti tra figli di 6 fratelli e sorelle. A uno di questi cugini ho fatto il funerale io, 7-8 anni fa, era il 2012, 7 anni fa, Daniele. Cuginetto, perché eravamo, ci sono due generazioni di cugini, più un ultimo che è nato un po' dopo. Questo era della mia generazione, e gli ho fatto il funerale perché l'era smarso di droga. Come purtroppo tanti giovani negli anni 80, quando lui aveva 16 anni, è caduto nella droga e non c'è mai più venuto fuori. Il cugino Daniele era un ragazzo buono, come tanti, buono, un po' ingenuo, e ci è caduto dentro. Maledetti sono quelli che si sono fatti le ville, gli yacht, sulla pelle di migliaia di giovani come questo. Scusate, perché magari qualcuno ha questa ferita nella propria famiglia. E mio cugino Daniele ha distrutto la vita della sua famiglia. Suo fratello più grande, di un anno più vecchio, lo odiava. Perché lo odiava? Perché vedeva come Daniele aveva ridotto suo padre e sua madre. Mia zia, adesso ha 80 anni, ha 70 anni ancora, ricordo, forse anche dopo, faceva l'operaia, anche se già in pensione, andava nelle serre che ci sono lì a Sini, c'erano, non so se ci sono a Sini o a Merano, a piantare piantine e fiori, perché doveva guadagnare, oltre il lavoro di suo marito, per pagare l'ipoteca che avevano fatto sull'appartamentino miserabile di loro proprietà, per pagare i danni che mio cugino Daniele faceva. Mio zio aveva preso il figlio, portato in un'altra città, in centro Italia. Insomma, questo ragazzo ha distrutto la sua famiglia. Ci siamo incontrati nel 2003 o 2004, quindi 8-9 anni prima che morisse, a Roma, in occasione del matrimonio di mia cugina, di sua sorella. Brutto Daniele, brutto, proprio la faccia disfatta. E in due chiacchiere che abbiamo fatto, un po' scanzonato, a un certo punto dice: sai Marco, mi dispiace tanto per il male che ho fatto alla mia famiglia, a mio papà e mia mamma. Ecco, questo è colui che si affligge non perché non sono stato bravo, ma perché ho fatto soffrire qualcuno. Il mio peccato fa soffrire qualcuno. La sofferenza di qualcun altro, causata da me, mi fa piangere. E poi c'è la questione del male fatto a Dio. Discorso molto delicato, da fare in punta di piedi, perché Dio è Dio. Possiamo dire Dio soffre, ma per certi versi sì, vero? Perché guardiamo il crocifisso morente, lo abbiamo visto 10 giorni fa nella festa di Cristo Re, e quello è Dio, vero? È Dio fatto uomo, ma è Dio. Gesù è perfettamente, pienamente Dio. Quindi vediamo un Dio sofferente, ma adesso che è risorto, Dio soffre? Dio soffre a causa mia. Una volta si diceva che i nostri peccati offendono Dio, ma Dio si può offendere. Come sempre, quando parliamo di queste cose, dobbiamo distinguere. Non dobbiamo dire sì, no, distinguere, capire, entrare un po' in punta di piedi. Certamente Dio non si offende come ci offendiamo noi, no? Magari passo per strada, incontro qualcuno che mi dice: prete di non so cosa, spostati, mi sputa davanti, mi offendo, perché dico: oh, ma sono un uomo, faccio il mio mestiere, ho uno stipendio miserabile, come ti permetto? Mi offendo, no? Mi hai trattato male. Ecco, Dio non si offende in questo modo. Dio soffre, si offende, non nel senso che dice: ma cosa mi hai fatto? Guarda Don Marco, guarda, non so, Luisa, guarda Sabrina, guarda Gianni, che peccati che hai fatto. Te l'avevo detto io, non è questa l'offesa di Dio, non è questa la sofferenza di Dio. Dio, quando vede il mio peccato e i tuoi peccati, immaginando anche che i nostri peccati, di noi che siamo qua, siano peccati veramente da quattro soldi, perché se martedì sera, il 3 dicembre, siamo in chiesa a fare la catechesi di Avvento, mi immagino che siamo brave persone, che non ci siano tra di noi dei narcotrafficanti, dei gente che manipola, sfruttamento della prostituzione, o dei grandi corrotti o dei ladroni terribili. No? Quindi i nostri peccati sono come fregoline, bricioline. Ma Dio mi guarda, ti guarda e dice: vede i tuoi peccati. E su questo bisogna essere un po' anche coraggiosi e onesti.
Ricordo una volta preparando i bambini della prima confessione, un bel po' di anni fa, 10 anni fa, e cercando, perché una volta in una parrocchia, non mi ricordo quale, mi ha detto il curato di questa parrocchia lì della città, che la suora gli aveva detto, adesso mi è venuto in mente dove, doveva parlare del bambino della prima confessione, no, non sta a parlare di peccato vero, che se no si turbano. E allora di cosa parlo? Cioè, se parlo di prima confessione, in qualche modo, sapendo che sono bambini di 8-9 anni, devo formare una coscienza di peccato. Se no, cresciamo persone che è sempre colpa degli altri. Ieri ho fatto un'esperienza un po' faticosa, però bella, adesso mi spiego. Ieri ho dovuto chiamare un papà di un bambino, perché questo bambino ha combinato la marachella. Prima ho chiamato il papà ha capito, ha visto, dice sì, è vero, abbiamo chiamato il bambino, il papà è stato molto bravo col bambino, ha detto, ma perché fai così? Ma io ti ho insegnato così. Non ha alzato la voce, non gli ha messo le mani addosso, e dice, come faccio io adesso se qualcuno viene a dirmi tuo figlio non è un bravo ragazzo, come faccio a dire sì, mio figlio è un bravo ragazzo? Poi il bambino si è messo a piangere, ho pensato, io sono italiano e voglio bene agli italiani, ma se fosse venuto un papà, perché questo papà è un africano che è venuto qui, se fosse venuto un papà italiano avrebbe cominciato a dire, lei come si permette, mio figlio queste cose non le fa, è tutto inventato, non è vero. Questa difesa a oltranza che spesso viene fatta di bambino. Se non educhiamo, questo non c'entra niente con la catechesi di stasera, se non educhiamo i nostri bambini al senso del peccato, cioè sono io il responsabile, è colpa mia, cresciamo persone che è sempre colpa degli altri. È sempre colpa degli altri. Insomma, parlavo a Stima e ho visto, erano tanti bambini quell'anno, erano più di 70, e ne ho visto uno che aveva la faccia, che non conoscevo, che aveva la faccia strana, proprio palesemente a disagio. Dopo, il giorno dopo, dopo 2 giorni, mi telefona la mamma di questo bambino, ma lei, Don Marco, ha parlato di peccato. Sì signora, la prima confessione, qualcosa bisogna confessare, vero? San Paolo dice, molto chiaro San Paolo, onesto e coraggioso, il peccato è entrato nel mondo perché tutti abbiamo peccato, punto. Siamo tutti corresponsabili del peccato che c'è nel mondo. Non è colpa degli altri, non è neanche colpa di Adamo ed Eva, dice San Paolo, siamo tutti corresponsabili di quel peccato. Sì signora, dico, ho parlato del peccato, ma mio figlio è tornato a casa e mi ha detto io peccati non ne faccio. Sono stato di zitto, non mi metto a cercare di far cambiare l'idea a una mamma che sta difendendo suo figlio per telefono. Ma come fai a dar ragione al tuo bambino che dice io non faccio mai peccati? Ma mettiti lì, ma guarda, mentre si chiamasse, non so, Davide, ma guarda Davide, non vedi che ieri non volevi fare i copti? Quello si chiama peccato, è un po' di pigrizia. Non vedi che l'altro giorno, non so, la zia ha risposto così, quello si chiama peccato? No, mio figlio non fa peccato, e telefona al parroco quasi insultandolo perché si è permesso di parlare di peccato dei bambini. Allora, dove siamo? Secondo significato, ecco, stavo parlando di Dio che mi guarda. Stavo dicendo, beati quelli che sono nel pianto. Primo significato l'abbiamo visto, piango perché ho amato e mi espongo al rischio di soffrire a causa dell'amore che voglio per qualcuno. Secondo significato, piango per il dolore che mi è che provo a causa dei miei peccati, ma perché il mio peccato ha fatto male a qualcun altro, che può essere qualcun altro, ho fatto l'esempio di mio cugino che soffriva nella sua semplicità per quello che aveva fatto i suoi genitori. Adesso avrò posto la questione del male fatto a Dio, la cosiddetta offesa a Dio, e dicevo, ma possiamo offendere Dio? Dio è Dio, non si offende come ci offendiamo noi. Ma quando Dio ci guarda e vede i nostri peccati, e qua mi sono interrotto per dire siamo tutti peccatori, che cosa vede Dio? Non vede un trasgressore della legge, non vede, non so, uno che gli disobbedisce e quindi si offende, come tu non obbedisci a me. Dio vede un suo figlio e una sua figlia che sta perdendo delle occasioni, che sta sbagliando, che sta buttando via la sua vita alle volte, i grandi peccatori, che sta facendo del male agli altri, e a Dio dispiace, questa è la sofferenza di Dio.
di vedere che attraverso i nostri peccati, che io immagino, lo ridico, che siano peccati normali, quotidiani, impazienze, chiusure, sbuffi, noia, rabbia, affanno, poca voglia di ascoltare, poca disponibilità. E Dio dice, ma guarda sto figlio, ma guarda sta figlia, quante occasioni che perde di essere beato, di vivere bene, di stare bene nella vita. Che lo ripeto, lo dirò sempre, non accadrà quando tutto è a posto, ma quando sappiamo stare a tempo nella vita e sappiamo dentro tutte le fatiche della vita vivere amando. Questo è, allora, il dolore che ho causato a Dio. Mi dispiace di quanto ho fatto soffrire i miei genitori. Questo è il dolore, questo è piangere i propri peccati. Ma che stupido che sono, Signore. Tu mi hai dato tutto, mi hai dato tuo figlio sulla croce e io sono qua che cincischio con i miei diritti, con il mio e avanti, con i miei peccati. Questo è il senso del peccato, diverso dal senso di colpa. Il senso di colpa è quello che dicevo all'inizio, non sono a che fare con il perfezionismo. Il senso di colpa è sempre orizzontale, vedo i miei peccati, li riconosco, li chiamo tutti per nome. Ma li rapporto sempre a me, Dio non c'entra niente. E vedendo i miei peccati mi scoccia, perché non sono stato bravo. Questo viene chiamato senso di colpa, lo spiega bene in un libro suo padre Amedeo Ciancini, che è uno psicologo, un padre canossiano, che è a Verona da più di 30 anni, psicologo psicoterapeuta. Spiega bene questa distinzione tra senso di colpa, invece il senso del peccato ha a che fare con Dio. La prima fase di analisi è sempre quella, vedo i miei peccati, li chiamo per nome, ma mi dispiace perché sono occasioni perse rispetto a quello che Dio mi ha dato da vivere. Senso di colpa orizzontale, senso del peccato verticale. C'è poi un altro dolore, sempre in questo secondo significato, dei beati... del beati quelli che sono nel pianto, e lo introduco raccontando la scena verso la finale di un film che penso tutti abbiamo visto, Schindler's List, che racconta la storia vera di questo uomo che casualmente, mi pare in Olanda, ma non lo so, comunque nel nord Europa, durante l'epoca della persecuzione nazista degli ebrei, comincia casualmente, poi fa questa cosa, a salvare ebrei che altrimenti sarebbero stati deportati nei campi di concentramento, facendo molto probabilmente la fine che sapevamo che hanno fatto, che sappiamo che hanno fatto. E come li salvava? Comperandoli, spendeva soldi, li comperava. Per far questo, una cosa interessante, rimane iscritto al partito nazista. Pare che non ci fossero grandi motivazioni di fede, lui interessava salvare altri. Quindi si è esposto anche, non so, a... vabbè. Scena finale, alcuni fra gli ebrei, ne salva 1100 più o meno, tanti, alcuni fra gli ebrei sopravvissuti a guerra e persecuzione terminata fanno un incontro con lui e gli fanno un dono. Da un dente d'oro di uno di loro ricavano un anello d'oro e glielo regalano. Lui riceve l'anello e cosa fa? Non si rallegra, ma si mette a piangere e piange. Perché piange? Perché dice, pensa e dice, con questo oro avrei potuto salvarne un altro e non l'ho fatto. Piange perché c'è un bene che probabilmente avrebbe potuto fare e non l'ha fatto. Noi lo dichiariamo ogni domenica quando a messa diciamo confesso, vuol dire dichiaro, no? Dichiaro, confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e... Le mie omissioni. Quanto bene avrei potuto fare e non ho fatto. Quest'uomo nel film piange, non sappiamo se questo, però è una bella scena, piange perché avrebbe potuto fare del bene e non l'ha fatto. L'amore è fatto così. Chi decide di amare in Cristo vede anche il bene che non ha potuto fare. Pentzuntes, pentzos, pentimento,
adesso posso dirlo, perché l'avessi detto subito che questo coloro che sono nel pianto ha a che fare con il pentimento, probabilmente ci saremmo subito calati in un certo tipo di sentimento religioso a cui normalmente associamo il pentimento. La tristezza per i miei peccati, dolore perfetto, dolore imperfetto, contrizione, attrizione, penitenza, confessione, eccetera. Qui ho cercato di mostrare un altro pianto sui nostri peccati. Il pentimento, questo pentos, la radice è sempre quella, ha a che fare, ci dice sempre la Bibbia, con il cuore trafitto, che è la porta della consolazione. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Dove troviamo il passaggio di questo del cuore trafitto? Siamo sempre nel Nuovo Testamento, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. C'è appena stata la Pentecoste. Dopo la Pentecoste, Pietro, dice l'autore degli Atti, si alza e tiene un lunghissimo discorso, bello, è un discorso di tipo catechistico, inizia al versetto 14. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. E comincia a narrare: quel Gesù che voi avete consegnato, che avete fatto crocifiggere, il Signore l'ha risuscitato dai morti. Questo è un bel, grande discorso che fa e che dura fino al versetto 36. Al versetto 37 troviamo: all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore. Interessante questo atteggiamento. Si sentirono trafiggere il cuore, il mio cuore. Che cosa ha detto a loro Pietro? Voi avete ucciso Gesù. Dio lo ha risuscitato. Questi, dice la Bibbia, parliamo sempre in termini un po' paradossali, no? Probabilmente qualcuno sì, altri no, si sentirono trafiggere il cuore, cioè non hanno cominciato a dire: no, un attimo, piano, io non c'entro, sì c'ero ma sono stato zitto, no, sono stati i capi dei sacerdoti a dire che dovevamo votare per Barabba, guarda che poi io non l'ho spinto Gesù, anzi gli ho detto anche fuori finché passava, cioè non si mettono a scusarsi. Questi non sono, si sentirono trafiggere il cuore, cioè dicono: sì, anche io ero corresponsabile di quella cosa. Non do la colpa agli altri, è colpa degli altri. Non faccio il vittimista, mi ci hanno costretto, mi ci hanno portato. Pensuntes, coloro che si affliggono, coloro che sono nel pianto, ha a che fare anche con questo. Mi lascio trafiggere il cuore per i peccati di cui sono responsabile. Sono le lacrime che dicevo prima. E dissero, si sentirono trafiggere il cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Che bello! Si sentono trafiggere il cuore, e qual è la reazione? Non è: io non c'entro niente, non è: do la colpa agli altri, ma: che cosa dobbiamo fare? C'è qualcosa che posso fare? Facevo le pulizie, mi è caduto un vaso di vetro, si è rotto, passo la giornata, pianto, non mi il vaso di vetro della zia Clotilde che me l'ha regalato, il vaso di vetro, non sarà niente, mi dispiace, che cosa posso fare? Posso aggiustarlo? Posso pulire? Posso fare tante cose, cioè mi metto in un atteggiamento subito proattivo, faccio qualcosa, non do la colpa agli altri, ma chi è che l'ha messo là? Ma l'avevo detto io di non metterlo su quel mobile, ma lo sapevo io, la scopa è sbagliata. Il bambino, no? Che corre, batte la testa, brutto, cattivo, il banco perché ho battuto la testa lì. No, non è colpa sua, lui era lì anche prima, no? È bello questo atteggiamento. Si sentono trafiggere il cuore ed entrano in un atteggiamento attivo. Che cosa dobbiamo fare di fronte al male causato dai miei peccati, anche di omissione? Sono peccati, quelli di omissione. Di fronte al bene che non ho fatto e che avrei potuto fare, all'amore che avrei potuto vivere per gli altri, non ho vissuto. Quando me ne rendo conto, che cosa devo fare? E Pietro dice: convertitevi, cioè cambia vita, datti da fare, fate cose belle, buone, comincia ad amare, metterti a servire, ad ascoltare qualcuno, dona il tuo tempo agli altri. E ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, noi l'abbiamo già fatto, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Si sentirono trafiggere il cuore. Che cosa dobbiamo fare? Convertiti, riceverete il dono dello Spirito Santo.
beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Gesù nell'ultima cena promette 3-4 volte la venuta dello Spirito Santo. Manderò su di voi il paraclito, che in italiano si dice consolatore. Saranno consolati. Riceverete lo Spirito Santo. Cosa vuol dire saranno consolati? Non che arriverà Gesù, o se è troppo occupato manderà la Madonna, o sarò a dire fuori, su dai, ma no, non è niente. Saranno consolati. Arriva lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che dal giorno di Pentecoste, dall'inizio della creazione, si vibrava sulle acque, quindi comunque ha sempre accompagnato tutta l'opera della creazione e della redenzione, ma che dal giorno della Pentecoste lì è stato effuso ed è pronto ad arrivare, a entrare nella vita ogni volta che viene invocato. Il nostro pentimento, le lacrime sui nostri peccati, non lacrime di narcisista ferito perché non è stato bravo, ma lacrime di peccatore pentito, diventano la condizione perché scenda lo Spirito Santo su di me. E lo Spirito Santo mi porta consolazione. Galati 5, versetti 20, adesso non ricordo, i frutti dello Spirito sono pace, gioia, amore, fedeltà, bontà, mitezza, eccetera, dominio di sé, benevolenza, sono 9. Arriva lo Spirito Santo e mi consola perché mi porta pace, gioia, amore, fedeltà, mitezza. Questo è l'effetto, il frutto, la conseguenza delle mie lacrime sui miei peccati. C'è, nel 96 sono andato al monastero di Bose, fondato e diretto da allora da Enzo Bianchi, il fondatore, questo monaco eccezionale, un'intelligenza superiore alla media, una fede grande, a cui piace anche la loro casa editrice, la Chicca Yon, pubblica sempre testi piccoli che nessuno conosceva, quindi abituato a conoscere Enzo Bianchi che offre sempre cose nuove. Alla fine del corso del ritiro degli esercizi spirituali dei preti ci consegna un cartoncino con una preghiera per ottenere il dono delle lacrime, una roba medievale che non ti aspetti da Enzo Bianchi. Preghiera per ottenere il dono delle lacrime, era proprio una preghiera da fare. Che cos'è il dono delle lacrime? È questo: beati quelli che sono nel pianto. Si chiamano le lacrime di compunzione, vuol dire piangere sui miei peccati. Ma lo ripeto perché continuiamo a cascarci, ma non perché non sono stato bravo, perché al Signore non interessa questo. Non gli interessa niente. Al Signore interessa che tu sia beato, non che tu sia bravo. Che tu abbia la gioia, non che tu ti comporti bene. Se sei bravo e ti comporti bene, è più facile che hai la gioia. Ma al Signore interessa questo. Ho fatto un'esperienza un po' pesante, triste. Negli anni in cui ero vicerettore del seminario e studiavo a Roma, sono stati 9 anni, non avendo una parrocchia di riferimento, il seminario nelle feste di Natale e Pasqua mi mandava ad aiutare alcuni parroci di parrocchie piccole per le confessioni. Sono stato in 3 parrocchie, tutte parrocchiette piccole. In una di queste, che non dico qual è per rispetto di quello che adesso vi dico, c'è stato un prete per 65 anni, niente meno. 15 anni curato, 40 anni parroco e 10 anni in pensione, in cui ho continuato a comandare. Non era un santo prete, si capisce anche guardando le fotografie. Tutti dicevano, il don tale duro, buono, ma duro, quindi un uomo duro. E cosa è successo in quella parrocchia? Che questo uomo per 65 anni è passato, almeno la mia lettura è questa, forse superficiale, insomma, che cosa è successo? Che tantissime delle persone, quelle confessioni fatte il 24 dicembre, no? Sotto Natale, sotto Pasqua, tantissima gente, in un paese piccolo, tantissima gente. Tutti che vanno dal confessore forestiero perché nel parco giustamente si vergognano. E tutti che confessavano i peccati, veramente, anche peccati pesanti, gravi. Però dopo 1 anno, 2 anni che ascolto queste confessioni, dico, cosa c'è che non funziona qua? E ho capito cos'è che non funzionava. Allora, la maggior parte della gente confessava i suoi peccati. Perché? Perché erano peccati? Perché la legge mi dice che sono peccati. Ma non erano pentiti. E me ne accorgevo perché spesso, faccio 2 esempi che mi ricordo, del peccato si dava la giustificazione. Ricordo
una confessione di una donna, non tradisco un segreto confessionale, vorrei dirlo perché si tratta di anni fa, non mi ricordo chi era, non l'ho neanche vista perché c'era la grata, che mi dice: tradisco mio marito, ma se lo merita perché è uno stronzo. Allora, cosa fa? Qual è l'operazione di questa persona? Confesso il peccato. Confesso il mio peccato perché è un peccato, la legge mi dice che è un peccato. Era pentita? No. Anzi, ha detto: faccio bene, perché lui se lo merita. Un'altra persona confessa che ruba sul lavoro. Ma mi dice: eh beh, con quel poco che mi dà, il padrone. Quindi confesso il peccato perché so che è un peccato, perché la legge mi dice che è peccato, ma io non sono pentito. Qual è la cosa triste? Che se non sono pentito, non ho bisogno del perdono di Dio. Sto semplicemente dicendo: guarda, io è vero, ho fatto delle trasgressioni alla legge, ma io sono a posto. Nel 1200, San Tommaso d'Aquino dice: se tu osservi i comandamenti di Dio perché sono comandamenti di Dio, tu vivi da schiavo, non vivi da figlio. Tu devi osservare i comandamenti di Dio, certo, ma per amore di Dio, allora vivi da figlio. Ecco la differenza. Vivere da figli o vivere da schiavi. Coloro che piangono lacrime di compunzione, e speriamo di esserci anche noi qualche volta, sui propri peccati, sono quelli che sono figli, che si accorgono che hanno peccato, mi immagino noi tutti i peccati veniali, che chiedono perdono per i loro peccati a Dio, perché vedono il male fatto negli altri e piangono lacrime di compunzione sui peccati fatti, che hanno causato del male o del bene mai fatto che avrebbe potuto essere. A questi Dio manda lo Spirito Santo. Amore, gioia, pace. E quindi ti ritrovi con le lacrime di compunzione, non distrutto o arrabbiato, no? Come quello che dice: io pecco ma faccio bene. Ma ti ritrovi rigenerato come gli uomini e le donne della piazza di Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Che cosa dobbiamo fare? Perché lo Spirito Santo è movimento, è vento, è fuoco, acqua, e mi mette in movimento. Lo Spirito Santo è una corrente d'amore fortissima tra il Padre e il Figlio. Quando veniamo presi dentro questa corrente diventiamo forti, abbiamo voglia di fare, diventiamo dei costruttori di bene. Che grande possibilità che abbiamo di, vedendo i nostri peccati, di cambiare vita. Non è il cristiano il peccatore nel senso del flagellante che va in giro spargendo accuse a destra e a manca, che siamo in un mondo di disgrazie. È un uomo, una donna, una persona che piange i propri peccati, ma proprio per questo è piena di Spirito Santo e quindi è costruttiva. Qualche testo per la preghiera, quelli citati, Matteo 9, 14, 17, verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto, ripeto, Matteo 9, 14, 17. Apocalisse 18, 5, 8, il piccolo monologo della grande Babilonia, la prostituta. Atti 2, 37, 41, la conseguenza del discorso di Pietro, Atti 2, 37, 41. Luca 7, 11, 17, adesso non ricordo cosa tratta, non ricordo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri feriti, come noi rimettiamo ai nostri feritori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Ecco, grazie di essere stati qua insieme. Speriamo che faccia bene a tutti noi questa riflessione, questa catechesi. Buona serata e poi buona settimana di avvento. Buon tempo di avvento.